Niente cenoni per la notte di San Silvestro nei ristoranti e chiusura dei bar alle 22:30 su tutto il territorio comunale. È la decisione presa dal sindaco di Montorio Alvomano Fabio Altitonante a seguito dell'incontro fatto con tutti i gestori dei locali montoriesi. L'obiettivo è quello di arginare i contagi in un momento molto delicato in provincia di Teramo, dove il numero dei positivi è cresciuto in maniera netta. Abbiamo chiamato i ristoratori, diversi ristoratori Montorio, sappiamo tutti la tradizione di Montorio per la ristorazione, erano stati organizzati cenoni, iniziative importanti, eventi, e col buon senso, spiegando loro che forse non era il caso di poter rischiare un movimento così importante all'interno della nostra comunità, era meglio stoppare e il comune si farà carico delle spese che già hanno fatto i ristoratori e anche i bar chiuderanno alle 22:30. Insieme agli operatori stiamo decidendo i criteri e sicuramente ci saranno dei ristori, il nostro bilancio ce lo permette. Una decisione forte è arrivata da cosa? Perché è stata presa alla fine? Visto e considerato che a Montorio la situazione per il momento è ancora fortemente sotto controllo. Ufficialmente abbiamo pochi casi, ufficiosamente ci sono le farmacie che esplodono con le code per i test rapidi e a questo riguardo faremo tra il 30 e il 31, stiamo decidendo la data con i medici di base, la Croce Bianca, quindi tutto su base volontaria, 1500 test rapidi al palazzetto. È una situazione delicata perché se considerate che la sera del cenone, nelle varie iniziative montorriesi, c'erano 600 o 700 persone. A mezzanotte, oggettivamente, cenoni da 150 a 200 persone, dire che sono seduti al tavolo mi sembra una cosa contro il buon senso. La natura umana, a mezzanotte ci si alza, si festeggia e quindi sarebbe diventato molto pericoloso per i giorni seguenti per la nostra comunità, che ricordo che l'anno scorso già ha avuto diverse problematiche con il Covid, anche drammatiche.